Ma che faccia brutta! Ok, salve gente, bentornati ancora una volta sul mio canale. Io sono Zero e oggi siamo su The Last of Us Remastered per PS4. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio, ovvero quando cercavamo le luci, perché avevano fottuto le nostre armi e ce le dobbiamo riprendere. Tra l'altro dobbiamo anche fare un lavoretto per loro per potercele riprendere. Ma per adesso stiamo soltanto andando a vedere se le hanno, oppure se le hanno vendute. Che cazzo ne so, adesso controlliamo. Ok, prontissimi e agilissimi come sempre. Soldati. Stop, fermi, cazzo, stop. La porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Chi lo dice? Andiamo. Beh, effettivamente abbiamo fallito un po' tutti gli steltaggi, però ci possiamo sempre provare. Allora, dunque. Arriviamo a quella porta. Sì, quella porta. Possiamo sparare a quell'uomo? No? Ok, stealth, ho capito. Carichiamo l'arma nel frattempo. Non si sa mai che qualcuno si sveglia e ci vuole rompere il culo. Pensavo fosse un nemico, ma ha fatto caca sotto, signori. Dunque, cerchiamo di ombreggiare un po' la situazione, perché non riesco a capire dove sono i nemici. E questi, purtroppo, in questo gioco non puoi segnare i nemici. Puoi soltanto dire, non so, fare così e dire è lì, e poi scompare. Quindi sti cazzi. Piano, piano. Io prendo questo. La giustizia non aspetta, soldato. Shh, zitto, zitto. Ma è lui. Stai fermo. Stai fermo. Stai fermo, giovane. Con calma. No. Ok, non proprio steltissimi, ma ci abbiamo provato, insomma. Salve. Scusi, scusi, amicizia, non si preoccupi. Ok, mi si muove la mira, porca troia. Ok, headshot. Quasi headshot, cazzarola. Stiamo consumando un bel po' di proiettili, comunque. Mamma mia, non so neanche come sto facendo a fare gli headshot così da panico. T'a posto? Vabbè. Abbiamo ammazzato un po' di gente inutilmente, però vabbè. Potevamo fare una cosa un po' più stealth, ma quanto pare no. Aspettate, c'è il mattone. Usiamo il mattone. No, aspetta, un uomo, mi aspetti. Devo lanciare un mattone in testa. E là! Mamma mia, ammattonate. Vieni qua, vieni qua. Oh, il mattone però lo stordisce per bene. Proviamo. No, aspetta. Il muro di merda. Ti ha salvato il muro, giovanotto. Ecco, mamma mia. Che sberla da panico. Ok, è morto. Qualcun altro? La canzoncina è terminata, quindi probabilmente sono tutti crepati in modo amabile. Con delle pallottole in testa. Vabbè, comunque, siamo pronti, andiamo. Un altro mattone, possiamo utilizzarlo sempre per i colpi letali alla testa. Noi utilizziamo il mattone come arma principale. Mattone di Zeus, andiamo. C'è qualcuno che vuole essere mattonato? La signorina, possiamo mattonare la signorina, aspettate. Io ci provo. Scusate. Io ci provo, poi proviamo così. Vabbè, gli passa in mezzo il mattone, ho capito. Prontissimi. Sono un po' morti. Hanno preso Warren. Già. Addio, amico. Marlene, dobbiamo andare. Presto arriveranno altri soldati. Andiamo, andiamo. Muoviamoci. Sì, sì, muoviamoci di qua. Probabilmente. Scassiamo? Scassa col cazzotto. Non è vero. Vabbè, scassa lei, signori, ho capito. Fanno sempre tutto loro. Non è vero? Cazzo io, scusi. Marlene. Si è imboscata pure Marlene. E noi dobbiamo sempre trovare sta gente. Perché non aspettano, vengono vicino e dicono ehi, vieni. No, vanno sempre per cazzi loro. Dove cazzo si è imboscata stavolta? Signorina, non è per qualcosa, ma mi sta sui coglioni. È per qualcosa. Non manca molto. Ah, era qua dietro. Vabbè, un ago in un pagliaio. Abbiamo ancora il mattone? Non abbiamo il mattone, aspetta. Aspetta. Prendiamo la bottiglia. Vai. Si sa mai. Arriva qualche squalo malsano e gli tiriamo una bottiglia in bocca. Con cattiveria. Vieni, signorina, abbiamo... non abbiamo tempo da perdere. Però abbiamo un medikit, quindi abbiamo un po' di tempo da perdere, dai. Abbiamo anche un coltello che penso userò, ma non ora perché non ne abbiamo bisogno. Forza, perché non mi fa apparire le bottiglie dentro le cutscene? Steltissimi. Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano. Bel posticino. Quanto appartato, più che altro. Possiamo... non è vero, non possiamo correre mai. Come stai? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. E là.
Si sa mai, arriva uno scoiattolo. È poco più avanti. Lo acchiappiamo al volo. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Cosa dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Ho capito, stia zitta. Seguitato più che altro. Un'altra volta? Mo esco là fuori, sparo. Posso sfondarla io? Che ne so. Già, dammi una mano. Sì, lo sapevo. Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei. Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Ok. Per quanto mi riguarda, credo che Joel non voglia stare vicino a bambino. Comunque, in particolare vicino a bambini. Cazzo fa? Signorina, stia attenta. O bambine, diciamo, della sua età, più che altro perché penso... guardata come balla, però, attenzione. Perché penso che la morte della figlia l'abbia parecchio scombussolato dopo 20 anni. E credo la ricordi ancora, quindi più che altro quando penso che veda bambini del genere o bambine del genere, non gli piaccia molto stargli vicino, proprio perché gli ricorderà i brutti tempi. Ho sentito la sparatoria, ma... Sì, un po' violenta. Cos'è successo? Abbiamo ammazzato un po' di gente medio stealth. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. Andiamo. Esperto sei tu, io ti seguo e basta. Ok. Quanto pare abbastanza ragionevole. E se la spariamo? Aspetta, la bottiglia. Venga qui. Ellie, stia attento. Una bottiglia in faccia. Ma baffaculo, perché gli passano attraverso le cose? Non ho capito io. Lei ha una bottiglia, buon uomo. Attenzione, un ciondolo. Piastrina delle luci. Leggiamo. Una piastrina indossata dai membri della milizia delle luci. Giriamo. Ok. Abbastanza interessante. Va bene, possiamo proseguire allora andando da una parte che non abbiamo esplorato. Quindi diciamo di qua, perché ci sono anche le scale. Quindi probabilmente si va di qua. Vabbè, questa velocità non mi dispiace molto, perché altrimenti si capisce un cazzo. Vabbè, sta parlando ancora il megafono. Quindi noi andiamo da questo lato. Dunque, di qua si può passare? Diamo le capocciate! Non è vero. E allora, non lo so. Ellie è un'idea. Possiamo fare qualcosa di abusivo. Attenta ai perilli però. Quanta cattiveria. No. Vabbè, allora dobbiamo scendere di qua. Penso di sì. Sta tutto Joel, sa. E giriamo a destra. Dunque, possiamo... Attenzione, nascondere o aiutare i criminali ricercati è un reato... Sì, l'ha detto già, signorina. Stia... Attenzione, bassi. Va bene. Andiamo di qua, allora.
È un po' lenta la situazione in certi versi, però più che altro penso sia stato fatto proprio per rendere al meglio la l'ambientamento, diciamo, l'ambientazione, la grafica della natura. Con questo. Dammi un minuto. Ma che potenza! Riusciamo a spostare un cassonetto di millemila peso, di peso millemila, esatto, millemila chili. Giralo un po', penso vada bene così. Proviamo? Ma sì, ci va bene. Salga anche lei, Ellie. Dobbiamo darle una mano perché non credo che riesca a salire con sportiveggianza come abbiamo fatto noi. Vediamo. Vada, Ellie. Ellie? Ah, ok, si era addormentata. Capi? Ok, scusate, piccolo dialetto napoletano. Dicevo, come diavolo è possibile che abbia fatto un salto del genere? Vabbè, noi ci facciamo domande. Sì. Scusi. Merce illegale? Si è suicidato il barattolo. Mai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene? Ok, basta. Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Beh, conversazioni abbastanza interessanti. Eccoci qui. Facendo? Ma ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. E allora andiamo. Sì, comunque le conversazioni tra i due sono davvero qualcosa di indescrivibile. Mamma mia. Non andiamo. È strano che ci usino per il loro contrabbando. Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta, nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Come al solito la donna c'ha una forza con una sola mano, mamma mia. Ok, passo prima. Non è vero? Andiamo. E passo dopo allora. Ma guarda, queste si insinuano. Mi fate passare per cortesia. Grazie, gentilissime. C'è un cadavere. Non è vero? È un generatore. Penso. Un generatore? Ok, devo. E triangolo. E triangolo ancora. E penso il terzo, sempre quello buono. Ora. Perfetto. Ora Funzia, possiamo scendere. Ci sono, scendiamo. Non è vero. Ah, devo attivare. Ah, scusate. Cazzo, guardate. Sono ignorante. Vaffanculo, va. Chi ci aspetta nel luogo di consegna? Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante.
sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Non vedo una ceppa. Ah, ok, adesso vedo leggermente di più. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Stia zitta, vorrei leggere un attimo, quindi. Certo. Una mappa dei percorsi delle pattuglie della zona. No, aspettate, forse non è questa. Questo? Stati dell'infezione. Ma l'immortacci sua, fammi leggere. Stati dell'infezione, stadio 1, runner, non lasciate che vi circondino. Il cordyceps ha assunto il controllo delle funzioni motorie della vittima, rapidi e agili. Gli infetti allo stadio 1 di solito viaggiano in gruppi, non lasciate che vi circondino. Stadio 2, stalker, si nascondono e tendono imboscate alle vittime, guardatevi bene attorno, attenzione. Stadio 3, clicker, non ci vedono, completamente ciechi, udito e è molto acuto. Usano loco... vabbè ragazzi, insomma sono pipistrelli, per scovare la preda. Stategli lontani, gli infetti allo stadio terzo sono noti per i loro attacchi feroci ed estremamente letali. Stadio 4 B punto interrogativo. Ancora non si sa, a quanto pare. Possiamo trovare altre cose, tra l'altro, perché qui abbiamo i collezionabili e la fabbricazione dei coltelli. Creiamo qualcosa. No, aspetta, c'è un no. Abbiamo solo i coltelli da fabbricare. Ok. Non abbiamo una sega, scusate. Comunque, reperti, biglietti. Vediamo se troviamo qualcos'altro. Tipo, allora, questo l'abbiamo visto. Un'altra mappa. Una chiave. Una lettera che abbiamo letto. Vabbè, non c'è più nulla a quanto pare. Quindi possiamo andare avanti e vedere un attimo se troviamo una strada alternativa. Come questa qua. Ci passiamo in modo ambiguo. Mi raccomando. No, non c'ho il mattone. Che tristezza. Usiamo la pistolina, allora. Perfetto, possiamo salire da questa scala. Penso di sì. Mi raccomando, signorine, Sali, attenzione. Si scassa la scala, muoiono. Che tristezza. Faccio i salti di gioia. Sì, tra l'altro, come avete visto, c'è anche. Ha ancora, più che altro, l'orologio che gli ha regalato la figlia che è morta. Quindi. Bene. Piccolo ricordo. A posto, dai, su. Ed è scassato, quindi non credo serva molto per l'orario. Dai, piccolo. Tagli la coscia! Non è. Io provo a fare cose abbastanza abusive, lui no. Va bene, possiamo andare. Siamo prontissimi e carichissimi a farci ammazzare oggi. Per niente. In zuppa i vestiti. Sono fuori finalmente. Entusiasmante, vero? Sì, perché tra l'altro non so se avete notato, la bambina ha 14 anni. L'infezione è stata fatta proprio 20 anni prima, perché come avete visto è uscito scritto 20 anni dopo, dopo la prima introduzione. Quindi la bambina è nata già quando l'infezione era, diciamo, nel suo più grande periodo. Io gli mortacci su, mi ha fatto cacca sotto. Giovanotto, stia calmi con quel fucilazzo da panico, eh. Giratele, è in ginocchio. Quindi già. Tanto per avvisarvi, diciamo. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Vagabondi a chi? Giovane? Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. That's it. Grazie. Sono stanco di questa merda. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Ah, bene, la signorina è cazzuta. Porca puttana. Oh, cazzo. Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Sì, sì, legati. Oh, merda. Guarda. Gesù Cristo. Dici che Marlene ci ha fregati? Che cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Via. Vai! Vai, sbrigati!
Ok, pronti, nascondiamoci prima che qualcuno ci spacchi il culo. Andiamo, andiamo. Occhio alla testa, mi raccomando. Ci spaccano davvero il culo. Via, via, via. Veloci, come se non ci fosse un domani. Attenzione alla luce. No, no, oh cazzo, moriamo abusivamente. Aspetta. Faccio finta di nulla. Non è vero, non è successo nulla. Ok, corri, corri. Ma che di qua, dell'altra parte? Mi stanno facendo confondere un attimo. Sì, sì, sto arrivando, guarda questa. Prima mi imbroglia, dice vai a sinistra. Che mi vuoi far ammazzare, signorina? Sotto, sotto. Ok, non vediamo niente, scusate, perché comunque il rendering sarà ancora peggio. Quindi vedrete una cippa praticamente. Oh, che cazzo è successo? Qualcuno mi ha fatto una onda energetica dal culo. Vabbè. Oh, cazzarola, ma questi stanno nelle fottute pareti, Sì, lo so. Oh, scusa, porca puttana. Scusi, scusa, in amicizia. Guarda questi, si cazzano pure perché li ho mirati. Già. Sto conducendo io la baraona, ma vaffanculo, guarda. Giovane, la mira tua fa un po' pena, non è per qualcosa, però... Non c'ho un mattone, glielo tiro in testa, sto bastardo. No, aspetta, cambia spalla. Ok. Ce la facciamo, voi dite? Ma vaffanculo, del caschetto, tiene. Ho un contatto. Hai contatto, bravo, arrivederla. Si abbraccia il contatto. Prontissimi. Li abbiamo fregati? Spegniamo le luci perché altrimenti questi ci spaccano il culo. Di qua, di qua. Seguitemi, giovanotti. Scusi. Arrivederci. La gente è incazzosa però, Ok, siamo nell'acqua. Non so se si può nuotare tra l'altro la Joel. Non mi farò queste domande. Via, via. Salta, salta, salta Joel. Guarda che lentezza. Cos'è questo? D'accordo, vabbè, abbiamo trovato un paio di cosucce abbastanza utili. Di qua, per il craftaggio più che altro. Dunque, andiamo? Mi sento là davanti. Ok, abbiamo evitato agilmente la loro... Non è vero! Cazzo spara? Ah, la signorina, vabbè, sti casi la signorina. Rivederla, rivederla. Se lo prendiamo da dietro, aspettate, qui ci vuole un po' di furtività perché altrimenti... No, 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 qui non c'è nulla, aspettate. Questo ci sgama. Allora, fatemi pensare. E corri, corri. Ok, ho pensato abbastanza. Sì, vabbè, non si accorge di nulla. Che si è frullato qualcosa questo? Neanche il crack. Vabbè, di qua invece possiamo scendere? Quanto pare sì. Va bene, li abbiamo evitati agilmente. Ora possiamo proseguire. C'è un passaggio. Sì, sto tenendo premuto da 3 ore. Va bene, va bene. Comunque sì, questo gioco mi sta tirando molto, sia per il gameplay che mi piace sinceramente, non so voi ma è carino, non è male. E sì, ovviamente per la storia, perché è un qualcosa già da adesso di indescrivibile, perché sono rari i giochi con la storia abbastanza coinvolgente da farvi stare attaccati per tutto il tempo allo schermo, come sto facendo logicamente io, perché per l'appunto sono qui da, non so, da un'oretta, due? Non lo so, rimarrò tutta la giornata perché è libera, quindi sti cazzi, registro a bomba. Andiamo, andiamo. Si preoccupi, andiamo qua, tipo. Facciamo il giro. E lo dici pure? Questi ci spaventano. Guarda la quanta gente. Che faccio? Vado davanti. Qui? C'è qualcosa? Già. Il senso di aver preso quella roba. Aspettate, c'ho i mattoni. Vieni qua. Avanti, fatti sotto. So che hai paura del mattone. Oh, l'ho beccato col mattone. Attenzione. Aspettate. Oh, oh, merda. Attenzione. Panico. Dunque. Possiamo provare una... Attacco a quel... Non è vero? Ma che cazzo fai da dietro? Ci inculano. Aspettate, forse riusciamo in... Salve. Cazzo spari. Ragazzi, siamo morti. Siamo morti, siamo morti. E dai, lanciali. Aspetta, aspetta. Fai finta di nulla. Mi nascondo. Ma porca la puttana. Questi sono troppi. Ragazzi, siamo morti. Caput. Bene. Era prevedibile come cosa. Vabbè, non preoccupatevi. Puoi scegliere se approcciare i tuoi nemici furtivamente con la forza o se evitare del tutto il combattimento. Beh, io stavo provando ad evitarlo, ma non è andata a buon fine. Vabbè, riproviamo perché comunque penso di aver captato la tattica adeguata. Allora, ci arrubiamo un mattone. Poi lo lanciamo lì, così, in modo che si distraggano minimamente sperando che non ci vedano. Aspettate, piano, piano. Cerchiamo di essere quanto più stealth possibili. Possiamo fare capriole? No? Vabbè. Prendi il mattone. Ok, abbiamo un mattone adesso. Con tutto... E lancia il mattone! Non è successo nulla, giovane. Che cosa è successo? E lancia il mattone! Chi è stato? Un piccione mi ha cagato in faccia.
Eh? È stupito il ragazzo. Guarda. Va a vedere là. Ragazzi, signorina, si può spostare dalla mia scella, per favore? Sa com'è? Oh, salve! Non l'ho vista questo! Ma fa un culo! Oh, guarda questo! Oh, un boxer, che è? Pugile, vada a fa un culo! Una cazzotta in faccia! Ancora! Con la testa nel muro! Oh, merda! Damose! Fuga! Via! Corri, Joel, corri! Non è il momento questo, per niente! Ok, siamo abbastanza a corto di vita. Ma fa culo, va! Me ne vado! Arrivederla! Col cazzo che mi faccio la via a ritroso! Ok, ce l'abbiamo fatta, forse! Probabilmente, sperando di non... inciampare, diciamo, su altri nemici con il mitra. Non vedo una siga. Ok, bene, ci siete tutte? E sti cazzi, noi ce ne andiamo uguale. Ok, di qua. Dunque, dopo la piccola sparatoria che c'è stata, speriamo di trovare qualche medikit. Potremmo passare di qui. Di qui dove? Precisamente. Di qui dove? Sistema le ferite. Grazie. Giustamente, grazie. Meno male, perché non avevo più medikit. Non picchiare l'aria e mi raccomando, stia attenta. Loro sono immortali, poi. Dunque, di qua non si può passare perché ci sono le scatole davanti. Dove possiamo passare, signorina? Proprio perché non ho trovato una siga. Ma cosa? Ero Gesù. Aspetta, ero diventato Gesù, qualcuno ha visto? No, non piove più. Ecco. Gesù, prego. Joel. 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 Ragazzi, mi si è buggato Joel. Joel. Ok. Si è sbuggato. Possiamo... Ah, Joel, guarda questo. Joel, ok. No, ragazzi, si è buggato proprio, guardatelo. Abbiamo problemi. Grossi problemi. Joel, per favore, non faccia... Guardatelo lì, è Gesù 2.0. Possiamo andarcene, per cortesia? No, Piano... Già. Signori, non è per qualcosa, ma qualcuno gli dia una pillola di un calmante, che ne so, guardalo. Mamma mia, che leggiadria. Non tocca neanche terra, guardate, Ma che cazzo sta succedendo? Non lo so, ragazzi, comunque probabilmente devo spegnere e riaccendere, perché altrimenti qua continuiamo così, Mamma mia, a me sta bene, più o meno. T'a posto, signorine, camminiamo così, tanto non ci disturbano. Possiamo continuare così anche in eterno. Vabbè, ragazzi, sentite una cosa, io interrompo qui proprio il let's play, quindi spero che il video vi sia piaciuto, o almeno questo episodio interrompo logicamente. Continueremo nel prossimo episodio cercando di sbuggarci in modo abusivo, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, ovviamente mettete mi piace, condividete, commentate ed iscrivetevi, e se anche a voi è successa una cosa del genere fatemelo sapere, perché... No, non si sbugga, fatemelo sapere perché è abbastanza inquietante come cosa. Quindi un saluto a tutti e al prossimo video, mamma mia. La demenza. Bye bye.